Amici di Noto Sport, siamo con Samuele Cavalieri, ciao, pilota ciao. Ducati, Barney Racing Team, nello specifico CIV Superbike. Sei al secondo anno di esperienza, ma prima di tutto volevo portare la vostra attenzione sul braccio di Samuele, segni che di porta battaglia. I segni della battaglia. Questo è il classico sindrome compartimentale, sostanzialmente non ti sta più il muscolo dell'avambraccio nella guaina. Esatto, è una sindrome abbastanza comune nei piloti di moto, perché comunque l'avambraccio è il muscolo più sotto sforzo e un problema diciamo simile al tunnel carpale, però principalmente muscolare. Come hai detto te, ti si ingrossa il muscolo e non sta più dentro la guaina, quindi ti provoca che la mano si addormenta, formicolio, e quindi non riesci più a guidare bene perché perdi le forze. E tu dopo l'intervento hai anche rischiato qualcosa, perché? Sì, diciamo che ho subito la gara dopo 2 settimane e quindi è stato un tour de force, nel senso che dopo avevo 2 gare attaccate, anche perché avevo l'italiano Mugello e il mondiale a Imola. Infatti non è stato per niente facile, perché dopo l'intervento sono dovuto rimanere molto a riposo, mi è andato un po' giù il muscolo e a livello di allenamento, più che fare la corsa, non riuscivo a fare nient'altro, quindi andare subito a salire in moto e andare forte non è stato facile, però dai, l'abbiamo superato. E dopo abbiamo fatto una stagione in crescendo. Purtroppo dopo mi ero un po' battuto e avvilito, perché ero partito per far bene, perché l'anno scorso avevamo finito in crescita, nei test invernali eravamo stati tra i più veloci e tutto, quindi si poteva ambire a un bel campionato, e invece la prima gara l'ho iniziata con l'ospedale, quindi mi ha dato molto fastidio, diciamo. Quindi dopo non è stato facile ritornare, diciamo, competitivi, con la testa a posto, concentrato. Però dai, con l'aiuto del team, di tutte le persone a me vicine, sono riuscito comunque a prendere il mio ritmo e arrivare dove devo arrivare. E ho finito con un bel podio a Vallelunga, 1 secondo da Michele. Che non è per niente male. E quindi dai, adesso il prossimo anno vediamo. E invece per quanto riguarda l'esperienza che hai fatto nella Stock 1000, quindi mondiale o europeo, insomma, che dir si voglia, come ti sei trovato rispetto a un CIV? Il livello degli avversari, ci sono molti meno piloti, ma a parte che in realtà con la wild card erano sì. Fare una gara del CIV, esatto. Com'è il livello lì dentro? Ma allora, secondo me, innanzitutto mi dispiace molto il fatto che l'abbiano tolta, che secondo me non è stata una bella mossa, perché comunque aiutava i ragazzi giovani a imparare le piste e comunque essere in un circus comunque del mondiale, senza andare subito nelle campionate del mondo, top, dove c'è un livello molto alto. Esatto, certo. E però ti dico, a livello diciamo di piloti, di avversari, secondo me il CIV è un po' più tosto, nel senso che nel CIV ci sono tanti piloti forti e molti, ad esempio, con molta più esperienza, come Zanetti, Pirro, Baiocco, quindi hanno molta più esperienza, e quindi comunque, anche se sono un po' più vecchi, però con l'esperienza riescono a dire lo stesso, alzano molto il livello, l'asticella, certo. E poi condividere il boss con Michele Pirro, comunque uno che quando va in MotoGP fa nei 10, è molto, dà molto stimolo, perché comunque quando gli sei vicino vuol dire che comunque anche il tuo livello è buono. Quindi a me il livello della stock è alto, però non ho sentito cavolo va molto più forte, anzi, ti sei ritrovato? Esatto, mi sono bene. Ritrovato è un po' più difficile a livello di moto, perché sì, la moto è la stessa, l'unica cosa che cambia sono le gomme, che sono le intagliate, che sono molto più dure, e quello lì sono sincero, ho fatto un po' fatica, soprattutto con la gomma davanti, però dai, alla fine ci si lavora un po', e anche perché comunque non è che si gira tanto quando sei nel weekend. No, chiaro. Ci fai qualche test, così dopo la moto la capisci. Ecco, a proposito di moto, tu sei passato dalla Kalex del CER Moto 2 nel 2016 a una 1000 nel 2017. Sì. Quanto è stato traumatico il passaggio? Ma ti dico, meno di quanto mi aspettassi, nel senso che per il fisico che ho io, che comunque sono alto, un po' robusto così, secondo me la 1000 è la mia moto, dove riesco a dire più la mia, quindi il più è stato adattarsi un po' al peso, e ho fatto molta fatica le prime gare col serbatoio pieno, mm-hmm. Perché comunque, anche se non derivati di serie, è il serbatoio, diciamo, normale, quindi c'è tutta la benzina lì,
e poi comunque già la moto pesa di suo più tutta la benzina, quindi non è facile inizio gara. Gomme che non sono specificamente da gomme gara. Gomme che sono diverse, ma è molto l'elettronica. L'elettronica, poi il Ducati che comunque è molto sensibile, è un'elettronica molto buona, quindi oltre il lavoro del box, oltre a mettere a posto la forcella, quelle cose lì, devi mettere a posto anche molto l'elettronica, e quindi soprattutto nel Ducati che comunque ha un'elettronica già buona di base, quindi puoi fare tante regolazioni, e quindi è importante anche avere la gente giusta che ci lavora dietro. Ultima cosa, abbiamo parlato di Superbike e dell'eliminazione della Stock 1000. Sì. Secondo te Superbike, che in questo momento vive un momento un pochino difficile soprattutto come parco partenti e come attenzione, come reputazione, sì, l'aver tolto la Stock 1000 può portare a qualche cambiamento in Superbike, e secondo te il regolamento Superbike dovrebbe riavvicinarsi un po' più alla serie o va bene così com'è? Allora, secondo me la mossa che hanno fatto della Stock è sicuramente quella con l'intento di aumentare i partenti in Superbike mondiale, cosa che secondo me un po' aumenta, nel senso che tutti quelli della Stock, soprattutto i team con più, diciamo, budget, secondo me qualche team riesce ad andare nel Superbike. Però anche lì, una volta che ci vai, è difficile, perché comunque la moto, mi viene da pensare, le Ducati ufficiale e la moto di Ria, la Kawasaki, sono moto molto complesse, basta vedere che girano quasi come le MotoGP, quindi ti fa capire quanto il livello è alto anche delle moto oltre che dei piloti. Quindi secondo me bisognerebbe usare il regolamento che abbiamo nel CIV, che è una moto stock con qualche regolazione, tipo l'impianto frenante, lo scarico, metti le gomme del mondiale Superbike, quindi le slick, e comunque già dimostra che i tempi sono buoni, perché comunque le pole sono sempre ottimi tempi. E però è una moto molto più abbordabile anche per i team, diciamo, più normali, e quindi secondo me quella lì sarebbe la cosa migliore, perché ed è l'unico modo secondo me per cercare di incrementare il livello di partenti e di ridare un po' di vita al circus delle Superbike, che si sta un po' morendo, e non deve essere così, perché comunque è quasi sempre stato più bello del moto mondiale, perché comunque il moto mondiale sono sempre state, soprattutto adesso uno o due anni no, però gli anni prima c'erano le due Honda, le due Yamaha e basta, invece il Superbike era molto più combattuto, invece adesso si sta facendo un po' il contrario, quindi secondo me quello di rendere le moto un po' più vicine alla serie è la cosa migliore. Potrebbe essere un modo. Che fai l'anno prossimo? Guidi la V4? Io l'ho appena vista adesso, ce l'ho sciolto il cuore e gli occhi. Adesso siamo qui apposta per cercare di chiudere, di far di tutto per guidarla, e quindi dai, spero di sì. Grazie Cava, buona fortuna. Grazie a voi. Ciao.